In casa Inter da scudetto, nemmeno da Champions, il paradosso Inzaghi. Il tema è annoso e a ogni intervista o conferenza stampa il problema viene riproposto a Simone Inzaghi. L'allenatore ammette l'esistenza del paradosso, spiega che la squadra lavora quotidianamente su questo tema e poi i nerazzurri si ritrovano però di nuovo a fare i conti con un rendimento davvero inspiegabile. Il tema diventa doloroso dopo i match in trasferta, mentre dopo le partite in casa c'è curiosità, perché l'Inter è inarrestabile al Giuseppe Meazza e fragile quando gioca lontano da San Siro? La forbice tra i due cammini si sta allargando perché, dopo il netto e tranquillo 2-0 su Lecce, l'Inter è diventata la miglior squadra d'Italia nelle partite interne. Meglio anche del Super Napoli di Luciano Spalletti, che ha disputato un match in meno ma è reduce dal KO contro la Lazio a Diego Armando Maradona. 33 punti contro 31. Nei match interni la difesa è quasi imperforabile, 6 reti subite in 13 sfide, seconda soltanto a quella della Roma in Serie A e a quella del Barcellona nei campionati top d'Europa. E in trasferta? Settimo posto dietro a tutte le big, quarta peggior difesa dopo Salernitana. Bologna e Cremonese è un approccio che spessissimo lascia desiderare per superficialità e poca tenacia. Basta analizzare gli ultimi 4 impegni di campionato fuori casa per fare mente locale: vittoria risicata con la Cremonese, sconfitta a Bologna e pareggi in casa di Monza e Sampdoria. Male. D'altronde è lì che si crea la voragine dal Napoli, che invece fuori dalla campagna ha macinato addirittura 17 punti in più dell'Inter. Esattamente il doppio. E adesso Inzaghi ha atteso venerdì alla Spezia prima di volare il prossimo martedì in Portogallo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l'ennesima prova del 9. Finora la classifica di Serie A vede i nerazzurri resistere al secondo posto, ma è ovvio che l'Inter può stare tranquilla soltanto tamponando l'emorragia da trasferta, trovando continuità di approccio e performando anche quando non c'è un San Siro tutto esaurito a incitare i giocatori. Il Lecce è l'ennesima partita interna da prendere come esempio, la squadra è stata cinica, attenta e ha rischiato pochissimo. Inzaghi e la squadra sanno che la direzione di marcia è quella, per un capolinea di caratura europea. Altrimenti per un posto nella prossima Champions League si dovrà soffrire fino all'ultimo match di campionato, che purtroppo sarà in trasferta.